Per il pranzo di Pasqua i toscani spendono quest'anno una media di 75 euro a famiglia, sostanzialmente in linea con lo scorso anno. E quanto emerge dall'indagine Coldiretti Toscana Exe? Il 60% dei cittadini trascorrerà il pranzo tra le mura domestiche, mentre un altro 26% lo passerà da parenti e amici. Ma c'è anche un 9% che ha deciso di andare in un ristorante o un agriturismo, mentre un 3% farà un picnic all'aria aperta e un rimanente 2% sarà altrove. Per preparare il pranzo di Pasqua si impiegheranno mediamente 2 ore con una netta tendenza a privilegiare il menù della tradizione. L'alimento più rappresentativo per la maggioranza dei toscani resta la carne d'agnello, che viene servita in una tavola su 3 nelle case, nei ristoranti e negli agriturismi. Tra chi porterà agnello a tavola, oltre 1 su 4, rileva Coldiretti Toscana, lo acquisterà direttamente dal produttore. La stragrande maggioranza sceglierà comunque agnello made in Italy, a dimostrazione di una cresciuta sensibilità verso l'origine di quanto si porta in tavola. Sul fronte dolci sono tante le specialità che ogni territorio porterà sulle tavole, dal pan di ramerino ai ciambellini, dai corolli senesi alla schiacciata alla livornese, fino alla torta di riso massese. Naturalmente non mancheranno la colomba e l'uovo di cioccolato. La prima, con il 69%, batte il secondo, che arriva al 63%.